Si è consegnato alle forze dell'ordine quando ha capito di essere braccato dalla polizia e di non poter più raggiungere la moglie ed il figlio neonato. Il 29enne latitante Davide Francesco Rizzo, soprannominato U Siciliano, capo del clan malavitoso Rizzo Capriati, si è presentato ieri sera nel carcere di Bari. Il giovane è un pezzo grosso della criminalità barese, era infatti uno dei primi 100 ricercati in Italia. Le indagini della squadra mobile di Bari hanno permesso di scoprire le mosse del boss latitante dal 2007. Rizzo infatti deve scontare una pena di 2 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso, rapina, detenzione illegale di armi ed omicidio colposo. Nel maggio scorso, inoltre, il boss è stato condannato in primo grado per le attività illecite organizzate con il clan Capriati e per essere stato trovato in possesso della mitraglietta Scorpion che causò la morte di Matteo Cuccumazzo ed Antonio Colella, uccisi durante una sparatoria avvenuta nel quartiere barese di San Girolamo il 23 febbraio 2004. Quell'episodio segnò l'inizio della lotta fra il clan Rizzo e gli Strisciuglio per la conquista del quartiere barese. Durante la latitanza Rizzo ha continuato a gestire gli affari del clan, nascondendosi in alcuni covi del nord barese, nel quartiere San Girolamo e nella zona fra Trigiano e Noicattaro. Nello stesso periodo Rizzo ha festeggiato la nascita di suo figlio, nato il 19 dicembre scorso nella clinica La Madonnina di Bari. Gli appostamenti ed i pedinamenti dei poliziotti hanno costretto alla resa il boss. Negli ultimi giorni, infatti, l'attività degli agenti ha impedito al 29enne di avere contatti con i familiari e di ricevere gli approvvigionamenti necessari per la sopravvivenza.